Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio qui sul canale, un video incentrato sugli errori più comuni che si fanno, secondo me, secondo la mia esperienza, quando si decide di trasferirsi all'estero. Magari nella sezione commenti fatemi sapere la vostra di lista di errori, secondo la vostra esperienza, che si fanno quando si decide di trasferirsi in un nuovo paese. Il primo errore, l'errore principe secondo me, è il crearsi false aspettative, soprattutto con questa attitudine molto comune, ho visto, del voler scappare dall'Italia, quasi come se l'Italia fosse un luogo di tortura. Scappare dall'Italia, in Italia va tutto male, l'estero automaticamente risolverà i miei problemi, e questo secondo me è un errore madornale. Perché l'estero non è che risolve automaticamente i problemi che hai in Italia, anzi, se tu hai problemi in Italia e non li risolvi lì nel limite del possibile, una volta che ti sei trasferito all'estero, i tuoi problemi si amplificheranno, in quanto già hai quei problemi che avevi in Italia, in più ne hai altri, ovvero nuova cultura, nuova burocrazia, nuova lingua, lavoro, casa, eccetera, eccetera. Tutta una serie di problematiche che quando stai all'estero, soprattutto all'inizio, hai, e se non risolvi quei problemi che già avevi in Italia, avrai una montagna di problemi ad aspettarti. Più che pensare del voler scappare dall'Italia, io penserei non di scappare dall'Italia, ma la penserei come vado a fare una nuova esperienza che sicuramente mi arricchirà dentro. E non scartate l'idea magari un giorno di poter, voler, dover tornare in Italia. Tutto è possibile. Ho visto tante situazioni di gente che scriveva: ah, in Italia va tutto male, non vedo l'ora di trasferirmi a Tenerife, non vedo l'ora di trasferirmi a Tenerife, Tenerife risolverà automaticamente i miei problemi. Li vedi 5 mesi dopo, magari sono a Tenerife, ancora lì a parlare: ah, Tenerife è un paradiso, l'Italia è l'inferno. 5 anni dopo magari li vedi a scrivere: ah, ho fatto male a trasferirmi a Tenerife, non vedo l'ora di tornare in Italia, una cosa del genere. Dunque state sempre pronti, non createvi false aspettative, e soprattutto questa attitudine del voler scappare dall'Italia, secondo me, non è proprio una buona idea. Poi, il secondo punto è: non bisogna arrendersi alle prime difficoltà, ai primi ostacoli. Ce ne saranno un casino di ostacoli, un po' si ricollega al punto prima. Una volta che siete all'estero ce ne sono tante di difficoltà, e non è che si risolvono subito con lo schioccare delle dita, no, ci vuole pazienza. Dunque armatevi di pazienza. Una volta che siete all'estero incontrerete difficoltà, sono cose normali della vita, vi dovete armare di pazienza. Chiaramente dipende quale paese scegliete, dipende da situazione a situazione, ok? Poi il terzo punto: io non mi concentrerei troppo sugli stereotipi della tale nazione o del tale paese. Gli stereotipi, alcuni diciamo, non è che funzionano, alcuni sono tra virgolette veri, ma gli stereotipi sono molto pericolosi. Uno stereotipo tipico qui, per esempio, della Germania è che i tedeschi sono freddi. Ma io conosco tanti tedeschi caldi e tanti tedeschi freddi, come conosco tanti italiani caldi, amichevoli, tanti italiani non amichevoli, oppure brasiliani amichevoli, brasiliani non amichevoli. Attenzione sempre agli stereotipi, lasciateli un po' da parte, magari per fare così, per scherzare sì, ma non mi ci concentrerei troppo. Un altro errore è il non cercare di integrarsi con la nuova cultura, stare sempre lì con la nicchia di italiani senza mai fare quel passo, no? Dico sono qui, voglio tentare di integrarmi con questa nuova società. E questo, capito, questo potrebbe portare col tempo, potrebbe portarti a
a dire no, ma chi me lo fa, chi me lo fa fare di stare qui, tanto vale che me ne torno in Italia. E dunque ci ricolleghiamo al punto che non bisogna arrendersi alle prime difficoltà. Un altro errore è il partire all'avventura senza prima informarsi un po' su dove si sta andando, sulle leggi, sulle regole, eccetera, eccetera. Questo mi fa venire in mente un po' la mia esperienza. Infatti mi ricordo quando dal Brasile mi trasferì in Germania, tra me e me mi sono detto: vabbè, torno nell'Unione Europea, dunque il sistema tedesco più o meno è come quello italiano, non sto lì a informarmi. E infatti sulla mia pelle scoprì che per esempio il sistema sanitario tedesco è molto differente da quello italiano. Fortunatamente l'episodio si risolvette nel migliore dei modi, ma comunque sia fu un segnale d'allarme per me, perché non mi ero informato e feci appunto l'errore di venire qui pensando che fosse più o meno come in Italia. No, è sempre differente dall'Italia. Magari ci sono paesi che sono un po' più uguali dell'Italia, altri meno, ma il sistema presenta sempre delle differenze notevoli. Dunque informatevi prima di partire. Un altro punto: evitate di fare i furbetti una volta che siete all'estero. E questo sempre mi ricollega ad un episodio che mi accadde qui in Germania. Una volta scaricai un film in Germania, lo condividetti anche, e mi arrivò la multa da uno di questi enti qui della Germania che controllano chi scarica i film, e mi arrivò una multa di tipo 900 euro, una cosa del genere. Fortunatamente anche questo episodio si risolvette nel migliore dei modi, però fu un campanello d'allarme. Non bisogna fare i furbetti una volta che si è all'estero. Qui in Germania, ritorno al discorso della Germania, a Berlino, qui a Berlino i mezzi di trasporto non ci sono i tornelli, cioè tu puoi entrare così anche senza biglietto volendo, ma io consiglio di non farlo perché è pieno di controllori in giro e le multe sono salate, sono 60 euro di multa. Evitiamo di fare i furbetti. Poi l'ultimo punto: se il tuo piano non funziona, pace e bene, hai fatto un'esperienza all'estero, e non lo prendere, se non ha funzionato, non lo prendere come un fallimento. Non è un fallimento, tu ti sei fatto una stupenda esperienza all'estero. Non esiste la parola fallimento, secondo me. Esiste solamente la parola esperienza. Avete fatto una bellissima esperienza all'estero. Se non è andata secondo i programmi, pace e bene. Sicuramente ci sono tantissime altre opzioni di fronte a te, tantissime altre strade da intraprendere. Non è la fine del mondo, certo, nel limite del possibile. Ci sono casi che magari sono un po' più seri, ma diciamo che se tu ti senti giù, magari le tue aspettative erano altre, non c'è niente di male a magari ricredersi un attimo e tentare nuove strade. Ragazzi, per questo video è tutto. Qui dietro di me il Rathaus rosso della città di Berlino. Un caro saluto a tutti, iscrivetevi al canale, attivate come sempre la campanella delle notifiche, ricordo di scrivere qui sotto i vostri commenti riguardo le vostre esperienze, eccetera, eccetera. Mi farebbe piacere sapere la vostra opinione, date al video un like oppure un pollice all'ingiù. Da Berlino è tutto, ciao ragazzi!